sperato in quanto hanno investito, no? Voglio dire, perché lì hanno costruito delle case bellissime e via dicendo. Tu avevi una domanda interessante, caro Filippo, che volevi fare al nostro All'avvocato avvocato Saraceno. Fabrizio Saraceno. Quali Buon sono. anni, Saraceno. Sì. Buonanni Saraceno, Fabrizio Buonanni Saraceno, ok. Quali possono essere i pericoli Ma il veri? pericolo è. A parte il congestionamento del traffico, l'eventuale No, ma intoppo falla più dell'arrivo specifica, a me di prima me l'ha fatta specifica, non ti intimidire, il problema è proprio quello, se prende fuoco questo impianto, cosa macchine. Ma succede? io credo che l'irresponsabilità C'è del. stata una risposta anche a questa domanda? Io credo che il responsabile di questa situazione, cioè il governatore Zingaretti, abbia un po' delle manie da megalomane, cioè si aspira forse a diventare il nuovo imperatore, il nuovo Nerone, cioè vuole Roma bruciata, perché nel momento in cui dovesse bruciare questo sito, tutta Roma Sud sarebbe comunque interessata, ma non in modo marginale, in modo veramente serio. A livello di inquinamento, No, no, a perché livello proprio di incendio, cioè verrebbe, se esplode un incendio lì, per la quantità di rifiuti che verranno locati, c'è il rischio che tutta Roma Sud sia interessata da un incendio. Quindi c'è una ripercussione ambientale e una ripercussione anche Però di. da quello che so, l'impianto è fatto talmente interrato che non potrei, che rimarrebbe Bravissimo. circoscritto. No, ha detto una cosa giustissima. Ecco, talmente interrato che così, oltre a bruciare tutto il quartiere, le falde acquifere scompaiono, cioè non berremo A forse quel più, punto oppure anche proprio. avremo delle ripercussioni forse secolari, Gravissime, secolari gravissime. sulle falde acquifere romane. Già abbiamo, ripeto, la terra dei fuochi di cui non si parla, perché qua si pensa giustamente alle Olimpiadi, si pensa a tutto ciò che può arricchire Alla questa società Formula ed E. è giusto che ci siano queste forme di arricchimento, però io capisco che la sinistra Veltroni abita vicino ai Parioli, Via cioè Po. via Po, cioè che vivono ormai ovattati in un mondo diciamo avulso dalla realtà e soprattutto dalle zone periferiche, non solo popolari ma anche residenziali. Però qui a questo punto, ripeto, non si rispettano le regole, c'è un'indifferenza assoluta nei confronti della salute dei cittadini, ma a questo punto avessero almeno il decoro di non affermare e di non avere iniziative tipo parliamo di Salva Roma e attaccare magari Salvini in modo anche sbagliato, perché se tu mi parli di Salva Roma, a quel punto io penso che tu allora ti occupi della tua regione nel modo più legale e più diciamo accorto possibile. Mentre Certo. tu vai in Europa, mi parli di inquinamento, mi parli di Greta, bisogna valorare Greta, bisogna pensare a come salvare Roma, tu pensa a salvare la tua regione, perché altro che salvare Roma, tu stai distruggendo il territorio regionale, il territorio di Roma, sulla pelle della gente che ha avuto la disgrazia di scegliere di andare a respirare aria pulita in periferia, perché in questa città per vivere bene, bisogna solo abitare in determinati quartieri. Allora io questo non Ok, ci sto, non ci sto. però Aspetta, visto che comunque i rifiuti vanno smaltiti, sì. in realtà nelle nostre zone ci sarebbero i punti ideali per fare un punto del Ma genere io di ripeto, smaltimento? però un Quindi da attimo, qualche parte si deve scusatemi un fare. attimo perché i tempi sono sempre non dalla Posso essere nostra occupati? parte, Ah, velocissimo ma però perché dico poi solo voglio questo: sentire il Isabella. problema è sempre il Perché solito, case il ogni problema 100 è metri ci sono. sempre il solito, è il modus operandi, cioè loro decidono come farlo, se ne fregano di rispettare le regole e di interloquire con la cittadinanza, impedendo di fare ricorso al TAR, al Presidente della Repubblica. Quindi è il modus, non è per niente democratico. Che poi ci siano delle alternative, si trovano, ma lo sa che cos'è? Che le alternative costano tempo e denaro, e allora è più comodo prendere Isabella, l'iniziativa che va sulla pelle delle persone. io voglio riprendere l'osservazione di Velocemente Marco perché che poi abbiamo parlava dei il. ragazzi. Sì. Attenti ai ragazzi, noi qui abbiamo un inquinamento ambientale dovuto all'impianto, ma abbiamo un inquinamento democratico e civile dovuto a questo È provvedimento. Ci certo che sono non dei sono. ragazzi Certo. sulla nave della legalità che sono andati in Sicilia a parlare di legalità e i nostri ragazzi di Vallerano e dei quartieri limitrofi. Come spieghiamo la legalità con un provvedimento del genere? Bravissimo, Signore, bravissimo. questa è una cosa È una questione gravissima, di certezza gravissima. del diritto. Ok, Se abbiamo il il col. diritto esiste, va Scusami. rispettato sempre. Fabrizio, scusa, abbiamo in collegamento invece Ferdinando? Ferdinando? Ciao Buonasera, Ferdinando. Ferdinando. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, Ferdinando, hai avuto modo, insomma, di sentire un po' qualche scambio così di opinione? Vogliamo sapere anche la tua su questo disastro ecologico annunciato, tra virgolette. Ma io credo che le cose che sono state dette, che ho sentito negli ultimi minuti, corrispondano esattamente alla verità, un quadro molto reale di quello che sta accadendo nella regione Lazio.
Noi come Europa Verde stiamo cercando di fare in modo che l'Italia, in particolare la Regione Lazio, rispettino le direttive che l'Europa impone. E le direttive sono precise, noi non riusciamo a introdurre nel piano rifiuti regionali quella che è definita l'economia circolare, che parte innanzitutto dalla riduzione della produzione dei rifiuti. Se noi non partiamo dall'inizio è impensabile credere che si possa realizzare una strategia che dalla riduzione della produzione passi per la raccolta differenziata, la realizzazione di impianti a basso impatto sul territorio e che questi materiali raccolti possano poi produrre materia prima seconda da rimettere nella produzione industriale, nella produzione sostenibile di tutto quanto che possa servire per la vita comune. Io volevo ricordarti, scusami perché non ti ho annunciato bene, Ferdinando, che fai parte appunto Europa Verdi, no? Ecco perché ci presentiamo okay. A queste elezioni europee che si terranno dopodomani per il rinnovo okay. del Parlamento europeo. Io sono ti candidato faccio, per l'Italia centrale. Faccio a tutti i candidati gli auguri, insomma, di vari schieramenti politici. Io dico questo però. Se io mi credo... dici in bocca al lupo preferisco. In bocca al lupo, infatti. E io ti rispondo da ambientalista, ti rispondo lunga vita al lupo. Ok, perfetto. Dico una cosa però, ecco, io sono convinto di questo, che il problema qui su Roma non si risolve con la raccolta dei rifiuti, non si risolve con la raccolta differenziata, ma si risolve con l'indifferenziato, mettendo un termovalorizzatore. Bravissimo. Questo è quello che penso io, perché secondo me io parto dal presupposto che prima di tutto non dobbiamo partire da interpretazioni soggettive. La dottoressa Monteleone prima era stata molto chiaro, noi siamo, per fortuna, viviamo in una società del diritto e l'Europa ci impone delle normative, delle direttive da seguire, quindi non è che l'Italia o il Lazio o Roma può scegliere come trattare i rifiuti, c'è un obbligo nel trattare i rifiuti e l'incenerimento è l'ultima ratio di una quota minima che non può essere recuperata del rifiuto. Invece, da quello che tu stavi dicendo precedentemente, sembrerebbe che questa sia la soluzione iniziale e quella definitiva. Non è assolutamente così. Ossia, noi abbiamo una, quella che chiamavo prima, l'economia circolare, che è molto precisa, è fatta di fattori molto precisi. Riduzione della produzione, politiche del riuso, fammi finire questa presentazione molto chiara, così arriviamo alla questione. Tema, non usciamo fuori tema. No, però. Non usciamo fuori tema, arriviamo alla questione dell'impianto di Vallerano, perché l'impianto di Vallerano è potenzialmente distruttivo, pesante per l'ambiente, non contrattato con il territorio, non contrattato con i residenti, perché noi siamo di fronte a normative che sono state superate, i cittadini sono stati prevaricati nel loro diritto di partecipazione. L'Europa, la normativa italiana che ha recepito le direttive europee, prevede la VIA, la valutazione di impatto ambientale, e prevede la VAS, la valutazione ambientale strategica, dove c'è una partecipazione dei cittadini residenti che nel caso specifico dell'impianto di Vallerano è stata completamente saltata. Quindi i cittadini si sono ritrovati questo impianto non sapendo di cosa si trattasse, di fatto con un impianto ad elevato tasso di pericolosità Ferdinando, ti interrompo perché dobbiamo andare in pausa. Dico soltanto questo, che la partecipazione in queste occasioni è utopica per chi deve decidere determinate questioni, perché ha paura di far partecipare l'utente. Ma non è utopica, è un obbligo per legge. Lo riprendiamo dopo, resta con noi e andiamo un attimo in pausa e riprendiamo subito dopo. Grazie.